10 perdonanze Cialente, qual è la più bella? Quale ricorda con maggior affetto, anche un po' di nostalgia, diciamo così. Secondo me la più bella fu la prima, quella organizzata da noi del 2008, perché quella del 2007 di fatto ci fu, mi ero insediato il primo di giugno, quindi quella fu bella, venne la nipote di Gandhi, ebbe un ricchissimo programma culturale e spirituale. E poi la più drammatica fu quella chiaramente del 2009, quando partì da solo con la bolla, scortato da pochi cadetti della Guardia di Finanza. E ricordo il corteo e tutti piangevano, vabbè, quella fu terribile. Fu una Pensò che perdonanza. doveva essere fatto lo stesso, insomma, ha La avuto. perdonanza doveva essere fatta, fu una scelta che facemmo molto, molto lucidamente. Guai a non fare perdonanza, anche perché sarebbe stato il secondo momento e ci si ritrovava. Un altro momento fu la partita a Pineto dell'Aquila Reg, mi ricordo, no? Era un'occasione per stare insieme. Ma quelle sono le due perdonanze che. Ma quella del terremoto non la dimenticherò mai. Quella è perché io feci un lungo tragitto fino alla Banca d'Italia da solo, perché non si era ancora messo in sicurezza i palazzi, e ricordo, insomma, un ricordo particolare. Che tiene con sé l'evento in questi anni, sono cambiate tante cose, insomma, si vorrebbero ancora cambiare tante cose, molti dicono l'evento è ancora circoscritto, ecco. Secondo lei Sì. come giudica oggi? Io non voglio entrare a giudicare le perdonanze, che è diventato sport, no? È sempre stato lo sport. Scontro politico su perdonanza, sempre è stato così. Sì, è diventato scontro politico, però insomma il discorso è un altro. Noi della perdonanza abbiamo cercato di farne veicolo. È chiaro, io ho avuto alcuni anni nei quali mi sono dovuto preoccupare di stare sui costi. Questa è una perdonanza ricchissima, ad esempio, 800.000 euro. Quanto ci aveva lei? Ma noi arrivavamo massimo a Quindi 200.000, 200.000 220.000, euro. ma un anno addirittura i soldi doveva darci la regione. Arrivarono la conferma, credo fossero 150.000, 160.000 euro. Arrivò la conferma o subito prima o subito dopo Ferragosto, e un anno ricordo che il maestro Cocciante, sempre grazie ai fratelli di Amicis, io lo andai a incontrare e mi disse: guarda, io vengo gratis, figuratevi. Se non che il costo del palco, cioè dell'organizzare un concerto L'apparato che uno pensa a il quello. concerto di Cocciante veniva a costare, senza i soldi al maestro Cocciante, anche qui stanno venendo tutti pressoché gratis, grazie a Leonardo e di Amicis, veniva a costare 80.000 euro. E mi ricordo la mortificazione di Moroni, che venne e disse: guarda, Massimo, Fa. non si può fare perché proprio non abbiamo i soldi. Quindi noi abbiamo fatto delle perdonanze con pochissimi soldi, e devo dire, i grandi artisti sono venuti grazie Alla veramente generosità, a, insomma, sono si sono venuti fatti gratis volontari. quando la Mannoia portò, se vi ricordate, portò Renato Zero, la Molinari, cioè sono venuti sapendo, perché noi tutti questi soldi proprio non ci avevamo, anzi noi dovevamo ancora da pagare debiti fuori bilancio delle precedenti Senta, perdonanze, per le quali Cialente. ci sono state anche condanne penali, cioè voglio Siamo dire. andati abbastanza indietro. Come giudica il programma? Insomma, com'è stata questa? Ha seguito? È andata a qualche spettacolo? No, io un po' sono stato fuori qualche giorno, poi mo sto tutto preso da questa vicenda delle vaccinazioni, che mi vede molto Lo preoccupato, so. perché c'è uno zoccolo di indecisi, di Novax, che metteranno a repentaglio, secondo me, a settembre-ottobre la situazione. D'altronde la Sicilia, dove addirittura il 40% dei docenti non si sono vaccinati, sta pagando
non è, non so, tanti turisti, è che in Sicilia la gente non si è vaccinata, quindi questo... Torniamo alla perdonanza. Tornando alla perdonanza, no, io sto seguendo chiaramente sui social, sui poi social, ormai avrete notato che no, sono diventato pochissimo attivo sui social. No, ultimamente però si risveglia con i like, allora io ho notato un like sulla basilica oscurata dal sì, palco. Questa è una cosa che io, quando noi abbiamo... messo un palco, siamo sempre stati attenti a non coprire la basilica. Sarà che la basilica è il simbolo dell'Aquila. Se chi segue la mattina presto le previsioni del tempo e della RAI, vede che quando te fanno il centro Italia mettono o un'immagine di Roma o un'immagine dell'Aquila, per dire il centro Italia, l'immagine dell'Aquila e la basilica. Ora è una questione, io non voglio giudicare, da un punto di vista degli spettacoli, chiaramente, come è stato il cantiere immaginario con 500.000 euro, sono spettacoli degnissimi. Ora la questione è quella che è stata posta, io aver chiuso la Basilica secondo me è un errore anche in termini di turisti e così via, però io vorrei focalizzarmi su una questione che è stata sempre la nostra grande preoccupazione, cioè la perdonanza è un evento che può diventare un evento di valore italiano e europeo. Già è targato UNESCO. Allora, è stata fatta battaglia all'UNESCO, saltò la prima fase per una cosa vergognosa di lobbismo scorretto, grave, eccetera, eccetera. Comunque questa cosa, grazie anche alle proteste vibrate che si fecero, è stata rimediata. Adesso è patrimonio dell'UNESCO. Adesso però la riflessione è questa. Il turista, io chiedo a lei, come lo chiedo a chi ci sta seguendo, io non mi sposto per andare attraversando, per andare a vedere degli spettacoli. Primo perché magari se vengo da una grande città gli spettacoli ce l'ho. Cioè perché Orietta Berti la trovavo anche a Campi, ad esempio, c'era meno gente, meno complicato entrarci. Non è lo spettacolo, perché gli spettacoli si organizzano ovunque, devo dire che qui intorno, anche nei paesi qui intorno, vengono cantanti importanti. Che cos'è che può fare il lancio turistico? È quel qualcosa che c'hai solo tu, e solo tu hai l'aspetto religioso, e che però non cade di sabato e di domenica sempre, a volte cade in infrasettimanale, quindi c'hai questo rito e tutto ciò che rappresenta e un pacchetto da metterci intorno. Questa è sempre stata la questione sulla quale noi abbiamo cercato di puntare, con un processo che però è lungo e che richiede anche soldi per organizzare dal punto di vista della cosa in sé. Cioè io, se devo andare a Siena, non vado a Siena perché nei giorni del Palio c'è un concerto della Rannini che se lo fa a casa Socchi o qualcun altro, vado perché il Palio, così come vado all'OED a vedere la Madonna che strappa sul Mona per quello. Quindi la questione è questa, dopodiché io sono tornato con le maggio, questa del palco è una scelta che secondo me è stata sbagliata. Noi in alcune occasioni abbiamo messo, ma lo mettemmo, se vi ricordate, dal lato dell'ex Brefotrofio, dell'ex ospizio, è molto allungato perché... La faccia non c'era della ancora basilica, la pandemia, quindi una serie di non prescrizioni. C'era la pandemia, ma se riflettiamo anche di questa spesa enorme, questi spettacoli sono molto belli ma destinati a poche persone. Io invece pongo un'altra questione. Velocità. Velocemente. Questi fondi di Restart fanno parte del capitolo cultura, e se noi ne avessimo avuto il 2% già sarebbe stato. Ora, la questione è questa, noi per quest'estate abbiamo cacciato 1.300.000 euro, no? Tra perdonanze e cantieri. Ora, io spero che per i cantieri erano nati perché le associazioni, le nostre istituzioni culturali andassero a risollevarsi, e spero che questo sia, perché non vorrei che questi soldi prima o poi finiscano. Per quanto riguarda gli 800.000 euro, credo che facciamo parte del settore cultura e restarte. Con noi ero abbastanza tirchi. Ora, bravo il sindaco che ha ottenuto 800.000 euro. Io questi soldi adesso, visto che è lo stesso capitolo, ne chiederei di più per la scuola internazionale, cioè perché tutte le scuole dell'Aquila possono avere un docente in lingua
inglese, lingua madre inglese, perché si è visto che quelli che hanno fatto in questi 5 anni di corso agli esami di Stato sono stati più bravi.